Mancano ancora alcuni mesi alle elezioni. A un giorno però la campagna elettorale è già iniziata. Chiara Narciso è la candidata a sindaco per la lista Insieme per Oggiono e ci sono già alcune iniziative in programma. Come prima iniziativa abbiamo istituito l'Osservatorio per il cittadino, con l'idea di coinvolgere la popolazione e dare concretezza a quel concetto di partecipazione che ci sta particolarmente a cuore. In queste settimane abbiamo distribuito casa per casa l'informatore della nostra associazione che si chiama Parole Chiare, che i cittadini oggionesi già conoscono. Questo mese è dedicato alla mia candidatura, alla presentazione della mia squadra e all'interno abbiamo inserito l'Osservatorio del cittadino, quindi un semplice questionario. Porremo ai cittadini due domande: come si sente oggi la piazza, la via, il quartiere in cui abiti e come si sente oggi Oggiono. La nostra idea è che tutti, veramente tutti, possano esprimere le loro idee, le loro problematiche. Questo questionario potrà essere consegnato nelle mani dei volontari o recapitato nella casella della posta della nostra associazione che ha sede in Piazza Manzoni 14 o nei banchetti itineranti. Abbiamo già iniziato a fare il banchetto al mercato e ne faremo altri alla fine di ottobre, all'inizio del mese di novembre, in tutti i quartieri di Oggiono. E poi abbiamo anche istituito un numero di telefono che i cittadini oggionesi che lo desiderano potranno chiamare e noi andremo, se a loro fa piacere, a domicilio, a parlare con loro, a conoscerli e a ritirare il questionario. A partire da tutto questo materiale che noi contiamo di avere, partiremo poi con l'elaborazione delle problematiche attraverso dei tavoli tematici. È un lavoro impegnativo ma estremamente gratificante che noi crediamo ci possa portare grandi soddisfazioni.